immagini, signor Schiavone, parlano da sole. Quello che è successo ieri, i fuggi fuggi dalla spiaggia, lettini, sdraio bruciati. Abbiamo 16 palme bruciate, più un centinaio di lettini, più un gazebo grande e cose. La grande paura c'è stata, per cui eravamo pieni di persone, pieni di quelle. È stato come quando uno è arrivato a una bomba atomica, che una bomba slanciata su questo stabilimento, perché stabilimento sia a destra che a sinistra, con l'albero, circolo della villa, non hanno avuto danni. I danni l'ha avuto solo il nuovo tramonto. Poi non basta qui i danni. Io ho un figlio, Marco Schiavone, che ha dei bagnini come angeli del mare, è andato ad aiutare le ville qui intorno, eccetera, eccetera, che poi dopo lui è stato ricoverato ieri sera all'ospedale per analato tanto fumo. E meno male che prima che succedeva questo è scattato l'allarme, tutte le macchine parcheggiate verso la Pineta e già una buona parte dei clienti erano andati via. Ma qui è stato un panico. Chi non c'è stato non può credere, le fiamme qui arrivavano in cielo, arrivavano, quindi anzi siamo riusciti a salvare i salvabili con i secchi dell'acqua, con tutto quello che ci avevamo a portata di mano, diciamo l'aiuto ieri sera di altri stabilimenti balneari che mi stanno aiutando. Che c'è una palma. Abbiamo visto la prima palma davanti che ha iniziato a bruciare e poi i lapilli che hanno bruciato il gazebo dietro e le varie palme avanti, purtroppo una disgrazia, diciamo. Anche chi era in acqua è uscito precipitosamente? Sì, l'abbiamo fatto uscire perché naturalmente era molto pericoloso. Non era mai successo una cosa del genere? Io non l'ho mai vista, quindi sinceramente è la prima volta.